Terminati gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per un importo di circa 500.000 di euro, le grotte di Stiffe tornano ad accogliere i visitatori il prossimo 24 giugno. La riapertura in sicurezza dopo la chiusura forzata causa Covid dallo scorso novembre riconsegna al territorio un'eccellenza ambientale e paesaggistica unica in Abruzzo. Poco più di un mese fa sono iniziati i lavori per la realizzazione della messa in sicurezza nell'area esterna delle grotte di Stiffe, in quanto l'interno era già sicuro. Il sito sarà riaperto dunque il 24 giugno, felici di tornare ad accogliere turisti ed amanti dell'oasi naturalistica, commenta il sindaco di San Demetrio Nevestini, Antonio Di Bartolomeo. È veramente un nuovo inizio del post pandemia e del post lavori. Siamo ottimisti perché comunque già abbiamo ricevuto tantissime richieste da turisti da tutta Italia e siamo sicuri che il 24 già avremo i primi turisti che ci verranno a visitare. Il sito delle grotte diventerà infatti nelle prossime settimane sito FAI, Fondo Ambiente Italiano. Una targa all'ingresso sancirà il riconoscimento di Luogo del Cuore conquistato dalle grotte di Stiffe. Un sito FAI grazie alla raccolta di oltre 10.000 firme da parte di turisti, cittadini, cittadini aquilani, cittadini di tutta Italia. Alla raccolta di firme possiamo porre una targa e quindi diventerà un sito FAI a tutti gli effetti, riconosciuto dal FAI nazionale. Di questo ne siamo orgogliosi e faremo proprio una manifestazione al riguardo. Il comune, ente gestore delle grotte di Stiffe, ha intanto ricevuto il finanziamento per la progettazione del secondo e terzo lotto degli interventi previsti sempre nell'area di Stiffe. Un progetto che realizzerà la completa definizione dei lavori nell'area di montagna, dalla parte alta fino alla valle. Adesso stanno terminando il primo lotto e continueranno fino a metà luglio per terminare gli ultimi interventi. Abbiamo preso un finanziamento per la progettazione del secondo e terzo lotto del dissesto idrogeologico. E ci auguriamo che nel bando del mese di ottobre del Ministero dell'Interno di farlo finanziare.